Non si possono fare circolare voci come attualmente circolano su quello della chirurgia, degli interventi oncologici che dovevano andare in convenzione con strutture private. Cioè, queste cose non si devono neanche pensare, perché se vogliamo riqualificare il nostro ospedale e tenere al centro la sanità pubblica, ovviamente non è che possiamo fare convenzione per interventi che sono qualificanti per tutta la nostra struttura e per i nostri professionisti. Le voci, prontamente smentite dall'azienda sanitaria, avevano iniziato a circolare qualche giorno fa, dopo l'incontro tra la Fabbrica degli Dei, la Fondazione Cesalpino e il presidente del Calci di Arezzo sui temi della sanità. Dall'incontro era emersa la preoccupazione in riferimento ad alcune voci sul trasferimento di attività della chirurgia, in particolare quella oncologica, dal San Donato verso le strutture private. A smentire le voci, il direttore generale dell'ASLA Toscana Sud-Est Antonio D'Urso, precisando che in relazione a timori su eventuali trasferimenti non è in discussione il ruolo del San Donato come centro di riferimento per le patologie chirurgiche, a maggior ragione per quelle oncologiche. Dal Calci comunque un appello per mantenere alta l'attenzione sulla sanità aretina. Il fatto che noi in questa, diciamo, da quando è nata l'area vasta, Arezzo in qualche maniera è stata penalizzata, perché praticamente anziché lasciare libere ogni ospedale di andare avanti, noi siamo stati, si può dire, quasi stoppati aspettando, diciamo, quello che succedeva nelle altre città. Io che le città come Grosseto, come Siena, come tutte della Toscana d'Italia migliorano nella sanità, sono contento, ma sono anche dell'idea che ogni ospedale, se riesce a esprimere, diciamo, qualcosa in più, come ad Arezzo, dove la città partecipa e grazie alla partecipazione dei cittadini questo ospedale, diciamo, ha nel particolare in tutto il suo percorso oncologico, ha tutto quello che occorre, comprese le professionalità, è logico che bisogna lasciare andare, no? Bisogna aspettare, perché dobbiamo essere tutti uguali.